Allora, intanto benvenuti, ringrazio Uccio che gentilmente, generosamente, gratuitamente quest'anno ci sta facendo conoscere la musica dei più grandi musicisti attraverso i secoli. Questa sera parleremo di Bach, grande musicista barocco, di cui conosciamo certamente alcune arie, però adesso lui ce le spiega in maniera magistrale, quindi le ricorderemo ancora meglio. E quindi grazie ancora, complimenti per la esaustiva presentazione che ci fai e che ci porti così nel tempo a sentire queste note che quando le sentiremo ci ricorderemo certamente le tue spiegazioni. Ok. Grazie. Quanto grandi non arrivano a Bach, perché Bach ha saputo mettere insieme nel 90% delle volte, anche più del 90% delle volte, qualità e quantità. È stato uno dei musicisti più prolifici al momento, se, fino a quando non scoprono qualche altro manoscritto, siamo circa 1100 composizioni di varia lunghezza. Gli scienziati hanno calcolato che per ascoltare una volta tutto quello che Bach ha scritto servono 2 vite normali. Quindi una velocità con cui scriveva anche le cose, diciamo veramente praticamente spaventosa, ecco. Quindi quantità e anche qualità è rimasta nella storia, ci sono tantissime composizioni che poi sono diventate famose. Ovviamente io dovevo fare una scelta. E mi sono un po' collegato alle cose della scorsa volta, quando abbiamo ascoltato Handel, abbiamo ascoltato delle musiche per orchestra e quindi continuo con l'orchestra, ma Bach ha scritto molto per coro, per pianoforte, per organo, è stato uno dei più grandi organisti di tutti i tempi. È morto nel 1750, tempo fa ve lo dissi. E gli studiosi dicono che nel 1750 nella musica si conclude l'era barocca, no? Il barocco è stato il secolo più lungo, dal 600 al 750, l'unico secolo che è durato 150 anni ed è durato così tanto proprio per la presenza di Bach. E che cosa vi posso aggiungere prima di passare, diciamo, subito a qualche ascolto, ovviamente? Bach resta un mistero, diciamo un mistero il suo modo di pensare, ecco, il suo quoziente intellettivo è fuori discussione che è quello di un genio, però quello che rimane, diciamo, che lascia stupefatti è il fatto che Bach conosceva, grazie a una biblioteca che aveva inventato qualche cosina di Vivaldi, tenete conto che all'epoca abbiamo parlato anche di queste cose, no? Chiaramente non si poteva fare la fotografia, non c'erano le fotocopie, quindi per avere delle cose si metteva lì e se le ricopiava a mano, anche a costo di sacrifici perché la carta costava tantissimo. Però abbiamo visto che Handel aveva visse a Londra, era venuto in Italia, molti di questi artisti abbiamo visto che hanno viaggiato. Bach ha viaggiato, ma non è mai uscito dalla Germania, cioè ha avuto i suoi incarichi sempre all'interno
di tutte quelle città o cittadine che noi oggi ancora chiamiamo Germania. Eppure la levatura della musica, il livello musicale è oltre, cioè insomma è un livello europeo, poi è stato il modello a cui si sono ispirati i musicisti italiani, francesi, inglesi, tedeschi. Insomma, ancora oggi c'è chi ci mette un po' le mani in qualsiasi maniera, perché la musica di Bach ha una qualità particolare. Come la suoni funziona sempre bene. Ci sta proprio questa caratteristica particolare. Me ne viene in mente una. C'è proprio questa caratteristica particolare. Vi faccio sentire un primo brano che sicuramente riconoscerete, proprio per dimostrarvi poi un pochettino come è rimasto anche nella storia. Eccoci qua. I brani che vi presento stasera sono stati scritti tutti nei primi 4-5 anni del 1720, tra il 1718 e il 1722-23. E quindi Bach era nato nel 1685, aveva una trentina d'anni, per quell'epoca 30 anni eri un uomo bello maturo, e quindi sentite questo. Visto che Alberto Angela ha detto che continuerà, ma non chiamerà più Quark la trasmissione, sappiate che la sigla di Quark è di Bach, fatta al computer, però per dirvi che veramente ha fatto qualcosa di talmente particolare che anche la sigla di Quark suonata elettronicamente, cioè funziona, il brano funziona. Questo era solo archi, scusate se ogni tanto sono, come dire, brutale nell'interruzione, ma vi lancio degli input, questo dove volete lo trovate questo brano, vi voglio far conoscere anche qualcos'altro, poi come abbiamo detto anche altre volte, si possono
possono un po' far girare questi dischi, non ho nessun problema. Perché poi questi brani dell'età in cui Bach aveva questi 30 anni? Perché nella città dove lui resideva, loro, insomma, sapete come sono i tedeschi, città, Köthen, questa città era quando cristiana, una città, ma nel 1720 poteva avere 8.000 abitanti, che ne so, esageriamo pure. Però in Germania ogni città aveva la sua organizzazione, era uno stato, aveva il suo re e le sue strutture, e molti di questi re, per fortuna, invece di fare guerre o cose del genere, avevano altre attitudini, cioè per esempio quella di coltivare la musica. Bach in questo periodo, in questi anni, fornisce la più grande quantità di concerti, di musiche strumentali, perché il re dove lui lavorava aveva l'orchestra e voleva una cosa alla settimana, ecco. La doveva scrivere, la doveva provare, la doveva suonare, andava a ritmi vertiginosi, però il re aveva la sua orchestra, il re o il margravio, o tutte queste cariche qui. Per cui questi sono stati gli anni della grande produzione di musica profana di Bach, i concerti, l'orchestra, le cose. Lo stile, attenzione, vi spiego una cosa un po' tecnica, ma per capire un po' di che cosa stiamo parlando. La tecnica compositiva che usa Bach si chiama contrappunto. Allora, normalmente quando io ho una melodia, sotto cerco di costruire un accompagnamento con degli accordi, con delle cose che molte volte, diciamo, non sono molto significanti, perché fa tutto la melodia. Il contrappunto è la parte proprio che usa Bach come composizione. È molto più scientifico, perché ho una melodia, per accompagnarla ne creo un'altra. Quindi non ho l'accompagnamento, per esempio, come si può fare con un valzer pianistico. No, ho una melodia, la faccio in modo che per essere accompagnata abbia bisogno di un'altra melodia. Se scrivo un brano a tre voci, le melodie sono tre. Se lo scrivo a quattro voci, le melodie sono quattro. Questo è il contrappunto. Vi ho detto prima, e non è un'esagerazione, che è una cosa scientifica. Perché le melodie di questo stile si basano sull'imitazione. Cioè, quando comincia un brano, si espone un motivo. Quando entra un'altra voce, parte esponendo quel motivo. Quindi la scientificità dove sta? Nel fatto che Bach crea dei motivi che funzionano ovunque. Può essere per violino, può essere per violoncello, quindi nell'acuto, nel basso dell'orchestra, può essere a un flauto. La melodia funziona ovunque, e non è facile farla. Poi aveva un'altra tendenza. Adesso vi faccio sentire velocemente un brano particolare per violino solo, che è una cosa interessante, perché lui usa il contrappunto in questo brano, velocissimo, ma lo usa, voi sapete che il violino non è uno strumento polifonico, ma ci saranno dei momenti che lui ha scritto la musica in una maniera tale che sembra che ci saranno due violini, però il violinista garantito è uno. Allora, questo è il numero 4. Thank you.
stata la prima opera per violino solo, non c'era un accompagnamento. Ha preso questo strumento e l'ha reso autosufficiente. La sensazione in alcuni punti era che ci fosse più di un violino, proprio perché la melodia come la organizzata Bach è fatta in modo che ci siano proprio dei richiami, delle cose che ti danno questa sensazione. Poi altre cose ce ne sarebbero da aggiungere, è meglio che ci fermiamo qui perché vi vorrei proprio, diciamo, tra virgolette, benevolmente spaventare, per esempio, perché lui era un appassionato di cose particolari. All'epoca gli interessi di queste persone erano sempre interessi speculativi dal punto di vista intellettuale. Per esempio Bach era uno appassionato di numerologia, per cui le lettere del suo cognome BACH, che hanno una posizione nell'alfabeto, danno complessivamente il numero 14, e lui ha scritto un sacco di brani dove il motivo era lungo 14 note o dove c'erano 14 entrate del motivo principale, e che le ha combinate anche nei lavori sacri, dove poi c'è molta poi simbologia per quello che riguarda proprio i temi sulla resurrezione, la Trinità e quant'altro. Non vado molto oltre, passo subito ad ascoltare qualcos'altro, partendo da un discorso da riprendere un attimo. Qui abbiamo Bach che segue il modello italiano, però il modello italiano lo segue nel concerto, quindi si ispira a Vivaldi soprattutto. Però è chiaro che un Vivaldi che poi prende a diventare più bacchiano, proprio perché Vivaldi rispetto a Bach usa molto di meno il contrappunto, e la musica, diciamo, non è così densa, non dico complicata, ma così densa. Un grande critico, compositore, insomma, dell'inizio del Novecento, Schoenberg, dirà un giorno in un libro che si chiama Stile e Idea, che quando senti Handel
ti esalti per la bellezza della musica, ma se dopo Handel senti Bach, è come se ti sembra che Handel è un bambino, a paragone, proprio usa questo termine, sembra un bambino, un fanciullo. Il concerto è italiano nel senso vivaldiano del termine, cioè inizia con un tempo, con un movimento veloce, poi c'è il tempo lento e poi c'è di nuovo il finale veloce. Quello che avete sentito prima è uscito proprio dalla penna di Bach, perché nella storia è passato molto il fatto che lui era un grande organista, però lui era prima di diventare organista era diventato violinista. Anzi, la prima cosa è stato un fanciullo cantore in chiesa, poi è diventato violinista e poi, diciamo, organista. E adesso vi faccio sentire dei brani, dei concerti per violino e orchestra. La caratteristica è proprio la densità della musica e cambia completamente il concetto di concerto. Abbiamo detto, no, che con Vivaldi abbiamo visto certi passaggi virtuosistici, certi elementi, no, che il solista fa un po' una specie di duello con l'orchestra. Con Bach questa cosa non succede. Secondo i critici, la grandezza di Bach sta proprio nel fatto che lui non fa succedere mai questa cosa, cioè un altro tipo di virtuosismo, che non è quello esuberante, ma è quello compositivo, quello del solista che fa comunque parte di tutta un'architettura. E infatti difficilmente sentiremo degli assoli vorticosi. Però per esempio qui abbiamo il numero 4 qua stanno suonando tutti. C'è il violino solista con l'orchestra. Sentite l'orchestra come continua a snocciolare note, a fare altro. Ci sono tantissime melodie che lui mette insieme. Ecco.
Vivaldi si sente ancora, no? Nella musica di Bach partecipano, non sostengono soltanto, sono protagonisti come i toni acuti praticamente, proprio per quel motivo che vi ho detto prima. Certo, purtroppo qui non si sente benissimo, ma d'altronde non è nemmeno una cassa fatta per ascoltare musica questo. Però ci facciamo sicuramente un'idea. Quindi, come avete potuto sentire, ci sono dei momenti dall'inizio alla fine dove gli assoli sono stati pochi e non sono stati nemmeno questo fare virtuosismo sfavillante, sono stati piuttosto, ecco, come disse una volta un grande esecutore di Bach, la gioia di far parte del tutto, no? È una concezione filosofica nuova praticamente della musica che, come vedete, ecco, vi sto facendo sentire il concerto, perché Bach questo ha fatto, non ha inventato niente di nuovo, lui non ha creato stili, non ha fatto niente di particolare, è stato un musicista che si è inserito in tradizioni che esistevano già e le ha portate al massimo livello di perfezione. Gli artisti possono essere di due caratteristiche secondo me, e sono queste: o sei il genio che inventa una cosa che non c'è, come Monteverdi che ha inventato l'opera, o poi vedremo nella musica Debussy all'inizio del Novecento, o sei uno che si inserisce nella tradizione e prende e porta tutto al massimo livello, perlomeno in quell'epoca. È chiaro che se oggi noi sentiamo Paganini, tecnicamente è molto più complicato di Bach, tecnicamente, musicalmente forse non è così, però anche questi sono punti di vista. Quando vedremo Verdi ha portato il teatro a un altissimo livello per quella che era la sua epoca, facendo vedere delle cose con romanticismo che fino ad allora non aveva fatto sentire nessuno. Non le aveva fatte udire nessuno, erano cose inaudite, come diciamo noi oggi. Nessuno aveva mai sentito certe cose. Un assaggio di pochi minuti di un altro concerto, sempre per violino, giusto per capire un po'. E poi passiamo all'orchestra. Thank you.
Quindi la musica di Bach è una musica che viene costantemente elaborata, e questo possiamo dire sicuramente, no? Anche qui non si sa bene chi è il solista, chi lavora per l'orchestra, no? Proprio Tommaso, un giorno parleremo di questa cosa. Ci sono stati degli studi in questi brani, ecco, questo adesso lo fa il solista, e l'orchestra continua a punteggiare. Ci sono stati degli studiosi che in brani come questo hanno trovato il musicista innamorato della democrazia, dove per suonare tutti insieme ci si deve ascoltare senza che nessuno prevarichi gli altri. È un concetto per violino e orchestra, ma il violino non è il deus ex machina, sta a collaborare, a dialogare con il resto dell'orchestra, no? E siccome non è successo nemmeno una volta sola, ci sono stati quelli che hanno individuato una questione proprio politica, cioè un musicista che ama la democrazia scrive questi brani, dove non c'è un ruolo preminente affidato a uno e basta. Siamo tutti allo stesso livello. Affascinante, come dire, eh? Ed era una delle orchestre più quotate all'epoca in Germania. Il Margravio chiese a Bach di scrivere dei concerti per la sua orchestra. E quindi sono nate queste sei opere, sempre sullo stile quasi italiano, quelle che sono in tre tempi, cioè allegro, veloce, allegro, dove lui, sapendo questa volta che si rivolgeva a musicisti di un certo rilievo virtuosistico, si lascia andare a scrivere cose particolarmente complicate. E quindi sono nati questi sei concerti, che sono particolari perché sono sei concerti tutti diversi uno dall'altro, per l'organico che hanno. E Bach ha sfruttato alla perfezione tutte le possibilità che aveva all'epoca, sia come strumenti che come accoppiamenti di strumenti, perché si è permesso il lusso di fare degli esperimenti timbrici accostando tromba, violino, flauto, che all'epoca non erano come oggi. Chiaramente tenete conto di una cosa: 250 anni fa gli strumenti erano molto più imperfetti, proprio dal punto di vista tecnologico, più difficili da suonare,
gli strumenti a fiato non mantenevano l'intonazione con la facilità con cui la mantengono oggi. Le corde degli archi si dovevano tirare ogni 5 minuti perché non era nata l'industria. Ai tempi di Bach le corde dei violini erano fatte di budella di animali, non di metallo come oggi. Allora, la corda di metallo resiste, il budella di animale la devi tirare perché poi tende a rassettarsi, no? Quindi c'erano tante cose che bisognava tenere in conto. Quindi lui qui coniuga il contrappunto, la difficoltà, diciamo, scientifica, compositiva, con la difficoltà puramente tecnica e l'esperimento dei timbri. Lui sapeva benissimo quello che stava facendo. C'è una cosa, no? Che vi posso dire, il manoscritto di quest'opera, di questi concerti, è rimasto manoscritto e si vede che c'è poca cura nella sua scrittura, proprio perché lui pensava, all'epoca era già una cosa rara, nella sua vita Bach, in oltre 65 anni, ha visto la pubblicazione di 4-5 lavori. La stampa ovviamente costava, eccetera. Lui aveva dato per scontato che questi lavori non sarebbero stati mai pubblicati, infatti sono stati scoperti una abbondante quantità di anni dopo la morte, come succede sempre. E quindi non si è preso molta cura di cancellare delle sviste, di specificare alcune cose. Anche perché sapeva che finivano in mano a gente molto pragmatica, si metteva là e suonava, punto e basta. Quindi non... Allora, qui c'è un brano famosissimo, sentite un po', vi faccio sentire anche... Abbiamo due oboi, due corni e il violino piccolo, che era uno strumento così, che suonava con dei suoni più acuti e aveva un'altra accordatura. Thank you.
diceva all'epoca di Bach, delle testimonianze dicevano che lui suonava così, cioè era molto veloce per l'esecuzione, ma faceva sempre delle cose complicate, non metteva mai una nota falsa, però amava suonare in velocità. E qua si sente che c'è una bella verba. Questo concerto era cominciato così. Questo è il primo, adesso vi faccio sentire il secondo, sentite, tromba, flauto, oboe e violino sono i solisti e poi c'è l'orchestra con clavicembalo e tutti gli archi. È particolarmente interessante proprio la presenza della tromba accostata con il flauto dolce, che è quello che usavamo quando andavamo a scuola, però più grande ma di legno, perché a scuola si usa quello di plastica. E che ha già un suono molto pastoso e che non ci vuole niente poi comunque a coprirlo, quindi rischi sempre di avere qualcosa di squilibrato. Invece, vabbè, facciamo prima sentire, vedete che ha fatto. Però questo. Questa è l'esposizione, come avviene in Vivaldi, però attenzione, si è preso quattro solisti, tutti uno diverso dall'altro, che devono entrare uno a uno. Violino. Thank you.
Mi rendo conto che è un po' tosto come ascolto, però una volta lo dovevamo rompere il ghiaccio, no? Come terapia va bene. Sì. Tenete conto chiaramente che stiamo iniziando ad andare incontro a cose che sempre di più hanno una fisionomia, no? Noi quando siamo partiti c'era accenno di musica, ma hanno una fisionomia le cose. Una cosa del genere è impegnativa da tutti i punti di vista, perché chiaramente dover mettere quattro solisti e li devi fare almeno suonare una cosa a testa, e allora il brano diventa una cosa un po' più lunga. Che cosa vi posso dire? Questo vale per tutte le forme d'arte o di comunicazione, no? Quindi iniziamo ad avere dei criteri che poi magari vengono un po' aggiornati o vengono modificati, perché queste persone non è che potevano prendere lezioni da me, erano già loro delle scuole, quindi no? Però il prossimo passo, ormai noi stiamo finendo il barocco, stiamo arrivando verso il classicismo, cioè quello periodo che proprio la musica classica deriva dal classicismo, no? Quindi la creazione della sinfonia è roba che in pratica inizia ad avere delle strutture importanti. La musica di Bach è particolarmente elaborata, difatti questa sarà una critica nei suoi confronti. Uno un giorno disse che poteva diventare una persona ricchissima, fare la fortuna di qualsiasi re che lo avrebbe ingaggiato, però è così fissato che deve mettere note in continuazione che non se lo filerà mai nessuno. Insomma, oggi è acclarato dopo tutto che non è così. Il finale di questo brano, vi faccio sentire proprio le ultime due cosette, vedete come finisce. Per ogni voce.
Invece la richiesta particolare è stata l'esecuzione a parti reali, che chiaramente, ve ne accorgerete, si tratta di una cosa di una difficoltà abbastanza forte. Giusto per chiudere questi brevi ascolti che abbiamo fatto su Bach, sul concerto, ripeto, avevo l'imbarazzo della scelta, ma bisogna pure scegliere certe volte e condensare quasi in un'ora quello che abbiamo da dirci, insomma. Sentite questo finale. Ce ne sono molti che suonano in piedi, per esempio. Ci sono
i concerti brandeburghesi, questi potete trovare gratis su YouTube delle esecuzioni di Claudio Abbado, anche buonanima, dove l'orchestra suonava in piedi, tranne chiaramente il violoncello che si appoggia per forza a terra, deve mettere il puntale sul pavimento, tutti gli altri suonavano in piedi, magari anche distanziati, proprio perché erano diverse tantissime condizioni che noi oggi dimentichiamo, no? Loro all'epoca avevano anche un udito diverso dal nostro, non squillavano i telefoni, non passavano le automobili, loro conoscevano solo i rumori esistenti in natura, quindi avevano a che fare con rumori naturali, per cui l'udito era esercitato in cose naturali. Poi a un certo punto noi stessi abbiamo inventato il diapason, abbiamo inventato il pentagramma, che dovevamo scrivere le sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si, ma sono sette note, in realtà le note sono sette, ma i suoni sono molti di più, e loro avevano moltissima percezione, specialmente questi che suonano questi strumenti ad arco, no? Avevano un orecchio che percepiva tutte le vibrazioni, tutte le sfumature di un'intonazione piuttosto che di un'altra, e quindi erano più esercitati. Questo per dirvi che chiaramente è bellissima, ma è anche tanto elaborata, ma tanto difficile. Mi rendo conto che è tanto difficile non solo da suonare, anche da ascoltare la musica di Bach. Però è una cosa alla quale, insomma, fra virgolette, ci si abitua, no? Il bello di questa iniziativa, per esempio, di questa associazione, e non dico che è una consuetudine ormai, che ogni settimana, però una volta al mese, ecco, c'è un incontro e magari abbiamo lasciato qualche cosa, quindi già il vostro ascolto potrà essere diverso sapendo un po' di queste cose. Certo, lo so che con le quattro stagioni vi siete proprio esaltati, però ecco, la consuetudine è una cosa che fa molto, ecco, no? Avere un fatto episodico una volta ogni tanto poi ti fa sembrare pesante anche Bach, che poi alla fine la musica barocca, ecco, è un Vivaldi molto più tecnico, più elaborato. Vivaldi più, come dire, siccome era lui il solista delle sue opere, ammiccava molto al discorso del pubblico, no? All'epoca non è che ci fossero i manager che ti promuovevano, eri tu che dovevi fare tutto, e quindi queste sono le caratteristiche di ognuno. Ci sono domande? Sapere brevemente il motivo per il quale Bach è passato da questa musica profana poi a quella religiosa. Ha vinto un concorso in una chiesa e era obbligato da contratto, insomma, no? Non che gli mancasse poi l'occasione di scrivere musica sacra, però la maggior parte della musica sacra lui l'ha scritta negli ultimi 30 anni di vita, quando aveva vinto il concorso in una chiesa importante di Lipsia, e lui aveva diverse possibilità in quel momento, mi pare che ve lo dissi, aveva una situazione, no, in famiglia, che lo convinse ad andare a Lipsia, cioè Lipsia, fra le varie opportunità che gli si prospettarono in quel momento, era l'unica città che aveva l'università, e lui voleva che i figli andassero all'università, perché in realtà lui, essendo rimasto orfano di tutti e due i genitori, molto presto è diventato questo musicista perché quagliava, no? Quindi è come andare a suonare all'epoca, era come anni fa Crispiano andare a imparare il mestiere, chi andava dal falegname, chi andava dal fabbro, chi imparava a fare qualche cosa, no? E lui come mestiere non ha fatto il falegname ma il musicista. La mancanza degli studi universitari lui l'ha sentita tutta la vita, e
quando ha scelto Lipsia, ha scelto per mandare i figli all'università. Pazienza per l'incarico che aveva, che era quello di comporre musica per la chiesa, ma tutte altre anche cose che insegnava al liceo, e lì c'erano dei compiti particolari, tipo tornare al liceo la sera, dove gli studenti stavano in convitto, e controllare se questi stavano, facevo il contrappello come se chi ha fatto il militare, no? Controllare se gli studenti non stavano all'osteria ma si erano ritirati, insomma, queste cose qui. In epoca di punizioni corporali gli è toccato pure schiaffeggiare qualche ragazzo che gli rispondeva male, ecco, voglio dire, un giorno si slogò una mano, fu talmente forte che... Beh, quindi il motivo essenzialmente è stato quello. Guardate, noi abbiamo l'idea molte volte dell'artista, quello bohemien forse, no? Un'idea molto romanzata, ma queste invece erano persone che andavano molto sul pragmatico. Ti dico, Bach non ha scritto mai un'opera, ma per un semplice motivo: tutte le città dove lui ha lavorato non avevano un teatro. E quello diceva, chi me la fa a fare a me a scrivere un'opera? Non la farà mai nessuno. Faceva delle cose, è brutto dire, quasi di consumo. Gli servivano lì per lì e quello produceva. Questi concerti che noi abbiamo sentito risalgono a quando lui aveva questi 30 anni ed era ingaggiato da un principe che aveva l'orchestra e che quindi lo sollecitava a comporre concerti, cose del genere, anche opere pianistiche, perché aveva gli allievi, la moglie del sindaco, erano insomma persone. E quindi ci sono tante altre cose, chiaramente, insomma, stasera opere pianistiche, organistiche non ne ho portate, anzi ho già sforato facendovi sentire quel pezzo per violino solo, volevo concentrare sull'orchestra e questo era. E sarebbe utile alcune volte cercare di sapere la genesi di un'opera, a quale fatto biografico poi magari si va a collegare. Come uno che scrive libri, la stessa cosa. Uguale, l'ho detto prima, tutte le arti, no? Quando si prende una fisionomia, è arrivato Giacomo me lo sa dire meglio di me, lo sa dire. Se domani mattina voglio fare una poesia, una cosa è se dico oggi scrivo un sonetto, un'altra cosa è se dico scrivo un'ode. Verso libero, rima baciata, con lo schema ABA, ABB, eccetera, eccetera. La fisionomia è quella, la forma. Antonio, se domani deve fare un ritratto manieristico, si ispira a Tiepolo, Caravaggio. Alla maniera di. Se vuole fare Antonio Santoro, fa altro. È un codice suo che conosce lui ed è così. Se domani devo fare un valzer, lo devo fare con un valzer, perché se ti scrivo una sinfonia, Tommaso mi viene a dire scusa, ma dove stavo valzer? Perché queste cose qui hanno questa fisionomia che molte volte nel tempo diventa tradizionale, cioè si cristallizza e non si sposta più da quei parametri. Solo i moderni, quelli che rompono gli schemi, le tradizioni, l'ermetico, il verso libero, queste cose qui, per la poesia, o che ti devo dire, l'espressionismo, no? L'urlo di Munch, no? Per dirtene uno, mica quello non lo sapevo disegnare, però è uscito così proprio volontariamente. Oggi poi la musica si trova ovunque, si fa colonne sonore, rappresentazioni teatrali, musica da chiesa, musica leggera, musica sinfonica, c'è di tutto, insomma. Quindi molte volte determinati lavori escono fuori in base proprio a circostanze biografiche, insomma. Jazz, no? Sì, tutto. Io il pentagramma, da quant'è che esiste come scrittura proprio musicale?
E già esisteva ai tempi di Bach? Ai tempi di Bach sì, ai tempi di Bach esisteva il pentagramma, nel Medioevo Guido d'Arezzo lo aveva, è stato il primo. Gregoriano, il canto gregoriano. Sì, il canto gregoriano però aveva il tetragramma, erano sì, quattro sì. righe. Diciamo nel 500, a fine 400, lì prende proprio fisionomia ben precisa. E qui prima come si teneva la musica, così a orecchio? Allora, il gregoriano si faceva con il tetragramma quando c'è proprio la, come dire, la conquista, no? Questa cosa la dico così più o meno anche a scuola. Tutti all'inizio non si rendono conto, quando prendono coscienza, no? Vedete, tutti i popoli iniziano a prendere coscienza ideando tutti la stessa cosa, la scrittura. O gli egiziani ti fanno i geroglifici, o gli assiro-babilonesi fanno la scrittura cuneiforme, o i romani ti fanno l'alfabeto latino, l'esigenza è scrivere, perché la quantità di nozioni, di informazioni, di storie che c'è ormai nel mondo non è più pensabile che si trasmetta oralmente. Io la dico a Tommaso, Tommaso la dice a lui, lui la dice a Giacomo. Se domani Tommaso e Giacomo non ci sono, si è perso tutto. E quindi si inventano i codici, la scrittura, e la scrittura musicale è la stessa cosa. Quando il repertorio gregoriano, che è stato il primo, era arrivato a oltre 3.000 melodie e si stavano iniziando a dimenticare, si è inventata la scrittura che doveva essere un sistema per tenerle a mente. Quindi prima il tetragramma, poi verso il 1100, man a mano andando avanti, il 1300-1400 è diventato pentagramma e non si è spostato più. È la consapevolezza di sé che rende molto l'esigenza di questa cosa qui. Fino a quando gli ebrei stavano nel deserto non se ne fregava niente di niente, e poi sono fatti i 10 comandamenti, sono fatta la Bibbia, perché c'era tutta una tradizione, tutta una serie di cose che si rischiava di dimenticare e che rischiavano di perdere definitivamente. Questo è il senso della scrittura, trasmettere agli altri. Sì, e quello non riesco a capire. Come mai più del 70-80% dei musicisti attuali non conosce la musica? E come fanno a fare una canzone senza conoscere la musica? Vanno a orecchio. Per tanti gruppi, mi sono venuti in mente i Sex Pistols, non erano presi alla strada, non sapevano manco suonare. Sì. C'era anche gente che gli scriveva per loro le canzoni, insomma, magari. L'orecchio, l'ho detto, avevano un udito anticamente. E infatti, quando è nata la stampa, e poi successivamente è nata la stampa musicale, gli spartiti che venivano pubblicati erano pieni di errori. Perché era facile che il tipografo ti sbagliasse qualche cosa, no? Per cui, non essendoci il taglia copia e incolla come oggi, quando suonavano un brano sentivano che non funzionava e lo aggiustavano a orecchio, perché non è che potevi dire all'editore: beh, ristampami il pezzo perché una nota non va. La pubblicazione di un libro era un'operazione che era quasi una manovra finanziaria all'epoca, era costosissimo fare un libro, quindi te lo prendevi con tutti gli errori, poi li correggevi a orecchio. Che comunque ci vuole per chi suona. Sì, ci mancherebbe altro. Sei rimasto male, Giacomo? No. Ok. Beh, io avrei finito allora, dai. Grazie tantissimo Uccio e ringrazio anche voi, perché penso che partecipare a un incontro musicale sia anche un interesse che coltiviamo dentro. E mi piace pensare che
queste ore che trascorriamo con Lucio siano quasi da considerare come un'occasione per andare a teatro, seguire un concerto, questa volta di Bach, un'altra volta di Vivaldi. Quindi noi per un'oretta siamo andati in un teatro a seguire un concerto. Ed è una bella cosa, perché è una ricchezza per l'orecchio, per lo spirito, ma poi è anche bello perché Lucio non ci fa soltanto ascoltare la musica, ma ci arricchisce di tante informazioni, non solo tecniche sulla musica, ma anche informazioni sulla vita dell'artista. Quindi è come se in un certo senso anche il nostro orizzonte culturale sia, cioè non stiamo ascoltando solo della musica, ma stiamo ascoltando la musica di un certo periodo, musica barocca, si suonano certe cose, e ci sono delle tecniche, il contrappunto, le cose reali, le parti reali, quindi abbiamo anche noi adesso una piccola nozione, no? Quindi quando ascoltiamo un brano possiamo anche avere qualche altra lettura tecnica, magari molto semplicistica, però grazie a Lucio ogni tanto andiamo a concerto a teatro pure così. Ci soffermiamo un attimo se avete scritto qualcosa sulla parola prevista per questo incontro, che era rispetto. Noi portiamo avanti questa rubrica, in ogni incontro si propone una parola su cui ciascuno può scrivere dei versi, un testo, una riflessione, un pensiero. È un modo per esprimere anche il nostro io ogni tanto, no? Ci fa conoscere anche quello che c'è dentro di noi, magari un giorno diventeremo pure noi artisti, poeti, non sappiamo. Bene, Anna, vieni. Allora, rispetto è un sostantivo maschile, oppure una locuzione prepositiva, oppure un verbo, alla prima persona del presente continuo, io rispetto. Deriva da respectus latino, participio passato del verbo respicere, che significa respicere, di nuovo guardare. Quindi se ci fermiamo a guardare di nuovo qualcosa o qualcuno, significa che lo abbiamo trovato degno del nostro interesse, si riconosce nei suoi riguardi, stima, considerazione, quindi rispetto. Infatti un sinonimo di rispetto è stima, ma è anche osservanza, il rispetto delle leggi, per esempio. Rispetto è anche una composizione poetica amorosa di origine popolare sorta in Toscana nel 300. Poi ci sono tante altre cose, ma evito, perché voglio leggere quello che ha scritto Nadia, che oggi non è qui, però ha lasciato queste cose. Quindi la scrive Nadia. Rispetto. Quando mi sorridi perché mi trovi carina, però se non ci sto sono una stronza, oppure lavoro mi fai credere che mi hai fatto un favore perché sono carina e non perché sono qualificata oppure brava, oppure non mi fai lavorare perché rischi una gravidanza e sono rogne, quando vivi di sensi di colpa perché sei convinta di aver deluso tuo padre, tua madre, i tuoi insegnanti, la tua amica, il signore che hai conosciuto stamattina, l'ambulante del mercato che voleva rifilarti una sola e non c'è riuscito, tua figlia che vuole sempre avere ragione, tua nuora pure. Quando ti precipiti a rispondere a una domanda che pensi ti sia stata rivolta ma che in effetti non hai ascoltato perché l'unica persona al centro delle tue attenzioni sei te stesso, quando affermi le tue idee e le sbatacchi sulla faccia della gente come se invece di opinioni, sia pure legittime, fossero rivelazioni divine, ecco, questo non è rispetto verso se stessi e verso gli altri. Nada. Anche Elsa, prego. Comunque, signori, che mi rispetti. Allora, pure io, che sono questa, non so qui, però, il rispetto, un sentimento, un atteggiamento di riguardo
di riguardo, di stima, spesso affettuosa, verso un'altra persona e noi stessi. Riconoscere i diritti, la dignità altrui, astenendosi quindi da ogni parola e azione che possa offendere. Ogni uomo ha diritto di essere rispettato. Chi non rispetta non può pretenderlo per se stesso. Il rispetto si dimostra tramite l'empatia, l'atteggiamento comunicativo, che evidenzia che siamo consapevoli e accettiamo e rispettiamo l'altra persona, nonostante talvolta non condividiamo le sue decisioni, i suoi comportamenti. Rispettare si basa su alcuni principi fondamentali, come la verità. Scegliere la verità significa stabilire un patto con l'altro di reciproca conoscenza. Come prendersi cura di sé, perché rispettare se stessi è il punto di partenza per esserlo nei confronti degli altri. Infatti, il rispetto di se stessi significa lavorare su noi e capire i propri limiti. Maggiore sarà la conoscenza di noi, più si riuscirà a rispettare gli altri. Credo che interrogarsi e dubitare siano ulteriori comportamenti del rispetto, che deve essere prioritario. Ecco, alla fine di questa mia ricerca, concludo con una mia riflessione. Il rispetto è per me una carezza verso gli altri e coloro, maggiormente verso coloro che soffrono, che sono diversi, che hanno bisogno di aiuto, e anche per noi tutti, che dobbiamo prendere consapevolezza realmente di questa parola, rilevante per il nostro vivere quotidiano e per una società più corretta e più umana. Bravo. Vedi, ecco, ti rispetto, mi è venuto via. E poi il primo che viene sotto i baffi, e sopra i baffi, e sopra i baffi, e sopra i baffi, e scusate. Rispetto. Pensi a questa parola e al suo significato solo quando gli altri non lo danno a te. Rispetto va dato a te e a tutto quello che ti circonda. E se proprio non ce la fai, chiamalo dispetto. Bravo. Bene, allora abbiamo rispettato anche le loro idee, penso di sì, e niente, a me piace questa rubrica e lascio a ciascuno di voi di esprimersi, non necessariamente scegliendo di fare dei versi perché magari risulta anche difficile, però come Enza, come Anna, delle riflessioni. E io volevo solo aggiungere un'ultima cosa, poi chiudiamo. Il rispetto, no? Il rispetto molto spesso è, come ha detto Enza, rispetto verso se stessi prima di tutto, perché il rispetto verso se stessi aiuta l'autostima. Cioè, se noi rispettiamo noi stessi e ci sentiamo di avere dei valori, questo ci induce a rafforzare l'autostima. Altrimenti, se siamo circondati da persone che ci mancano di rispetto, finiamo con deprimerci, perché ci non valgo niente. Allora, se uno invece rafforza la propria autostima e rispetta se stesso, molto spesso riesce anche ad elevarsi al di sopra della meschinità di chi non rispetta nessuno, di chi maltratta, di chi non
non ha, diciamo, comportamenti come dire molto molto sì, rispettosi, ma diciamo anche di comprensione degli altri. E poi soprattutto io penso che di solito noi rispettiamo gli altri, perché questo è un valore antico, un valore classico, cioè sì, bisogna rispettare gli altri, perché bisogna rispettare in ciascuno la dignità della persona. Questo per me è fondamentale, un principio che mi hanno insegnato a scuola, dall'educazione classica che ci è stata impartita a scuola, cioè bisogna rispettare la dignità della persona, per quanto questa persona non si comporti bene, non abbia delle idee uguali alle nostre, però quello che conta è la dignità, cioè accettare la dignità e rispettare la dignità degli altri, perché ognuno di noi ha la dignità, anche il poveraccio che sta a terra se stesso, anche quello che sta sulla barchetta che sta tornando ha una sua dignità, e quindi proprio quella noi dobbiamo rispettare, è importante. Guardo, è capita che quando una persona non ha autostima, perché è umile, perché è brava, non è maligna, magari si trova in un contesto di persone un po' irriguardose che vogliono approfittare, no? E allora vengono quasi autorizzate queste persone a non avere rispetto. Cioè diamo noi la possibilità di mancarci di rispetto, perché noi non ci rispettiamo. È quello che diceva. Noi non ci rispettiamo. Perché a volte uno è umile, è una persona tranquilla, non capisce che attorno c'ha delle persone irriguardose. Allora, adesso queste persone irriguardose, irrispettose, non dobbiamo portare rispetto. Ma in questo modo veniamo meno, cioè se le persone non ci rispettano, noi dovessimo pagare con la stessa moneta. Di rapportarsi nella maniera adeguata alla persona. È una, no, ma diventa non una è un difesa. Però che dente per dente. Silvia, diventa una difesa, altrimenti sì, tu te ne vai all'aceto. No, certo. Tu, cioè noi ci siamo in generale. Questo se ne va all'aceto. Se siamo circondati da persone che non ci rispettano, dobbiamo cercare di rafforzare in noi l'autostima. Certo. Noi degni di rispetto, al di là di quello che gli altri ci possono. Allora io voglio aggiungere una cosa, perché ci tengo. Allora io non sono il tipo, nonostante che sono, non faccio mie ricerche, sto sempre, e stavolta mi addormento per capire la vita. Però io ho seguito questa, ho fatto queste ricerche, sì, perché ci tengo a dire una cosa. Io l'ho fatto per rispetto di Anna, sì, perché può sembrare strano, perché il rispetto lo dobbiamo percepire noi. Anna, per avere questa rubrica, all'inizio si faceva la parola, no? Qui, aveva avuto una bella idea, perché tutte dobbiamo fare questa ricerca e dire cosa pensiamo. Quindi il mio darla, in questo caso, lo dedico a Anna. Rispetto di Anna. Io mi sono rapportata nel rispetto agli altri, perché se siamo sempre di parte di una difesa, se uno non ha rispetto e quindi diventa irrispettoso e maleducato, io mi fino a un certo punto positivo quando non mi sento, non è che gli devi rispondere, gli devi dire una faccia, devi assumere un atteggiamento di distacco. Ma noi siamo stati nel lavoro, noi abbiamo fatto al comitato, ma lascia un po' perdere, c'è un sentimento blu, però è blu, però non decidiamo.
sia assoluto. Bisogna distinguere, il rispetto dal timore reverenziale. Bravo, infatti c'è l'uomo di rispetto e c'è anche l'uomo di rispetto. Allora, attenzione, battaglione qua. Molto probabile passare. Professoressa, questo è contro contro allora, la mia professoressa stava spiegando e siccome a me era proprio una cosa così, forse sai quando si scrive, che non ti interessa, forse sul foglietto avrà scritto qualcosa contro la professoressa. La professoressa forse. Diciamo l'inconscio. La professoressa se ne accorse, è venuta vicino al banco, Saulo. Cos'è che? E così. Si è arrabbiato un po', ma non più di tanto. Forse avranno fatto comunella con le altre professoresse e la professoressa di italiano il giorno dopo è venuta il compito in classe. Parliamo dell'onore. Per esempio, Saulo ieri ha fatto qualcosa che non è onorevole. Ha fatto questo. Pazienza, allora compito in classe, facciamo il compito in classe. Allora, sul compito in classe ho scritto, io sì, ho fatto una cosa che non va bene, però ho tanto da imparare, perché sono piccolo, sono giovane. Ma la mia professoressa di matematica non si impegna a fare chi è asina, si impegna soltanto a chi sa fare. Allora non segue quello che mi deve seguire, a me, non deve seguire chi già sa. È chi già sa. Allora, ho avuto una soddisfazione, il giorno dopo sono venuta e venuta la professoressa, scusami. Le professoresse hanno detto sì, hai ragione. Io ho tanto da imparare ancora sull'onore, volevo dire. Però che bella grande, deve insegnare, non deve insegnare chi già sa. Fate tua moglie, ne ha fatte di cose. Allora qua c'è qualcuno che c'ha un pizzino, in mano, attenzione. In marina i pezzi di ricambio vengono chiamati pezzi di rispetto. A voi la mangiare il cervello. Bene, il rispetto è un aggiustaggio morale, sgrossato dall'officina propria della vita, passato sul piano di riscontro della ragione. Da grande poeta questa riflessione, da grande filosofo. Grazie. Pezzi di rispetto. Pezzi. In marina i pezzi di cambio vengono chiamati pezzi di rispetto. Allora, io vorrei raccontare, forse perché hanno espletato un lavoro fino a quel punto. Quando sono sbagliati i pezzi, sono pezzi di stronzo. Allora, quando io stavo a Lima, un giorno i miei colleghi, perché io avevo un livello alto e loro erano i sottoposti, ecco, per parlare di rispetto, che cosa mi fecero? Io ho il diletto d'estate di portare se ho le pantofole, le tiro fuori. Allora, un giorno me li fecero sparire, ecco rispetto. Allora, io dovevo andare allo sportello, settimo livello. A
Allora, quando cercai la pandofola, tutti questi grandi signori rimanevano dal secondo che hai messo, che cosa hai fatto e così. Allora io guardavo l'utente che stava aspettando e la scarpa che non si trovava. Cosa feci? Perché rispettavo l'utente, non rispettavo quei cretini. Tolsi la scarpa e andai a sedermi. Si misero tutti a ridere. Dissero, signora, scalza. E certo, perché si divertono sulla dignità degli altri. Ecco, come diedi la risposta. Scusa, prenda, mi ha salutato. Perché toglievi le scarpe? No, io, quando pensate, mi dà fastidio. Mi da, sì, sì, è di famiglia mia. Ma io stavo sulla, dietro la scrivania, non dovevo andare nemmeno allo sportello. Dato che nessuno si alzava, quindi io, perché vedevo gli utenti, che è la cosa più importante rispetto degli altri, io mi alzavo e c'è solo scarpa. Cioè, no, quando ritornai la trovai. Grazie. Ma le scarpe erano arrivate a mano? No, no, l'avevano nascosta. Ma quello era uno scherzo. Ma io lo stesso, quelli si misero a andare, diceva quella, che coraggio. A chi do una conversazione che rende anche meno freddo, meno pesante di codici, da piacere. Quindi per la prossima volta pensiamo a qualche parola, se non adesso. E pensatela subito, se no io. Dai, no. Una parola che volete proporre? Rispetto la dissi io. Ah, allora. No, la dissi io. L'ho proposta. Sì. Visto che in Italia si parla sempre di diritti, possiamo parlare un po' di doveri? Dovere? Dovere? Che qual è il più importante? Non andiamo su questo tasto. Che cosa può fare? No, in generale. Doveri, in generale. Sono tanti doveri. Dovere della famiglia. No, no, tocchiamo un tasto proprio casalinga. Dovere. Allora, dovere. Solo come verbo, cioè io devo, tu devi, dovere anche come cioè, impegno, insomma, come era il contrario di diritti. Si sta dando la zappa sui piedi. No, non il contrario. No, dico. È corrispettivo, è l'altra faccia della stessa l'altra faccia dello stesso strumento. In Italia, cioè, ricordi quando abbiamo fatto quel percorso della Costituzione italiana, io mi soffermavo su quei quattro articoli della Costituzione che contemplano il dovere, l'ultimo l'abbiamo esercitato ieri. Esatto. Il diritto, sì, ognuno ce l'ha di andare a votare, ma è anche un dovere, perché ogni italiano deve contribuire alla crescita, all'orientamento. Bene, allora dovere, come impegno, insomma, anche impegno interiore, morale, quello che si vuole. Benissimo, allora concludiamo, buona serata a tutti, grazie. E poi ci aggiorniamo per la...